alcuni giocatori abbiano sentito di colpo la stanchezza per i tanti impegni avvicinati? Penso per la stanchezza proprio no. Ho visto la squadra che ha corso, se vogliamo parlare di stanchezza, mi sembra che ha prodotto azioni fino all'ultimo momento. Non vedo grande stanchezza su questo tipo di discorso. Cos'è che non è andato? Il direttore Marotta ha parlato anche di lacune difensive. Ma no, oggi in effetti, ma bisogna migliorare, perché la difesa deve cominciare la giornata del parto, non è semplice in questo momento, perché tutti devono passare alla stessa maniera, qualche errore, quelle volte quando paghi a caro prezzo, qualche errore magari Udine ha pagato meno prezzo, il senso questo del calcio è questo. Dispiace per la gente che è venuta a vedere lo stadio, che poi ha anche giustamente dato merito ai giocatori di aver fatto il massimo di quello che potevano, almeno a livello temperamentale, a livello di forza, di qualità, di voglia. Poi dobbiamo migliorare quelle che sono le nostre condizioni adesso di tattiche, che sono quelle che magari creano parecchi problemi. Un po' di imprecisione sotto il punto di vista dei cross. Se facciamo i cross bene, se difendiamo bene, se facciamo un'azione e facciamo un gol, vinciamo 7-0, cioè, vuol dire, ci sta anche, ci sta, insomma, ma più i difetti del cross, più i difetti dei movimenti difensivi senza palla, più che i cross. Lo sbaglio tecnico penso che nessun giocatore al mondo non possa aver detto o non ho sbagliato un calcio di rigore, quindi è più facile un calcio di rigore, cioè è più difficile fare un corso in corsa. Mister, ci può spiegare la sostituzione di Del Piero? Io volevo che mi chiedesse perché ha giocato Del Piero dopo 5 partite di fila. Non ha sostituito perché secondo me era stanco, secondo me ha bisogno di rifiatare, quindi il problema. Poi lui deve imparare a giocare con Del Piero o senza Del Piero, perché non c'è nessuna dipendenza da nessun giocatore. Mister, inizia in qualche modo ad essere preoccupato? Questa tenacia dei risultati sì. Preoccupato, insomma, si vorrebbe sempre vincere nel calcio, però le preoccupazioni arrivano se tu sei sicuro di avere un gruppo di giocatori che ti possono farle risolvere. Io ce li ho, ma penso che questo campionato qui sia un campionato molto difficile per tutti in questo momento qua, e la Juventus non deve guardare la classifica, deve guardare solamente quello che produce sul campo, e poi i conti tireremo le somme se possiamo vedere che quello che abbiamo fatto, abbiamo scelto, è una cosa giusta per noi, è una cosa giusta. L'assetto tattico del secondo tempo è più figlio del risultato oppure è qualcosa che riproporrà eventualmente? No, non lo so, vediamo. Se riusciamo a supportarlo bene in chiave difensiva si può anche riprodurlo.